Sottoscritto il contratto di Fiume Pescara. I sindaci dei comuni bagnati da uno dei corsi d'acqua più importanti d'Abruzzo, da Popoli al capoluogo adriatico, hanno sottoscritto un accordo di programma. La regione Abruzzo progetterà gli investimenti che riguarderanno il fiume. L'obiettivo è quello di riuscire a finanziarlo coi fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È un processo che nasce proprio con la regione che in questo momento ha deciso di costruire un percorso non solo normativo ma anche strumentale per poter far sì che dal 2007 che si parla di contratti di fiume si possa diventare operative e essere oggettivamente quello strumento di programmazione, di investimento e di realizzazione di quelli che sono gli obiettivi che cercano di mettere insieme innanzitutto il dato ambientale, il valore delle acque, il valore della biodiversità con quelli che può essere un elemento di integrazione, di turismo, di sostenibilità, di sviluppo, di opportunità in una parola. Noi come Regione Abruzzo siamo stati insomma tra i pionieri rispetto a quelle che sono le opportunità che ci sono in questo momento date dall'Europa, date dal governo nazionale, mi riferisco al piano nazionale PNRR e i vari recovery, quindi strumenti di programmazione complessiva. Noi abbiamo costruito proprio un progetto, una scheda, un sistema di normativo e anche di richiesta di finanziamenti di circa 80 milioni di euro per poter intervenire finalmente su quella che può essere un'azione concreta e trasformare tutto ciò che è stato in questi anni, tante parole, in qualcosa di concreto nei fatti. Pubblica utilità, rendimento economico, valore sociale e sostenibilità ambientale. Queste le parole chiave per il rilancio del fiume Pescara. Adesso non cambia niente, è un inizio, è una sinergia che si va a creare, si va a coinvolgere tutti i territori, a responsabilizzare tutti i territori. E la provincia di Pescara ha sottoscritto questo contratto per dare maggiore forza e maggiore credibilità a questa cosa. È un punto di partenza fondamentale. Le priorità sono molteplici, però penso che per la città di Pescara è una priorità recuperare quegli spazi lungo l'asta fluviale è cosa importante. Solo se vogliamo pensare a Milano, la città di Milano, che con i navigli, la movida si svolge sui navigli, noi abbiamo questa possibilità di concentrare la movida lungo il fiume di Pescara, risolvendo anche tanti problemi che conosciamo all'interno della città.